La società patriarcale dice alle donne come devono essere: accondiscendenti, discrete, silenziose, comprensive, mansuete. Ma ha un elenco altrettanto lungo per gli uomini: forti, decisi, responsabili, di successo, competitivi, freddi, prevaricatori. Questa lista di aggettivi da dover essere per essere considerati dei veri uomini fa male agli uomini stessi, costretti a dover portare avanti un personaggio che non sempre li rispecchia totalmente, per la paura di essere derisi e di essere considerati uomini di serie B. Questa cosa si chiama mascolinità tossica e di questo parliamo oggi in Parità in pillole. Sarà una puntata breve non perché ci sia poco da dire, ma perché è già stato detto in tantissime salse. Ultimamente ne ho parlato quando ho messo in discussione la frase "non tutti gli uomini". Ho detto che il genere maschile ha un problema di aggressività e qualcuno con la coda un po' troppo di paglia mi ha dato addosso dicendo che io ho detto che tutti gli uomini sono aggressivi. Delle volte mi cascano un po' le braccia perché davvero mi chiedo dove fossero queste persone durante l'analisi del testo che cominciano a farti fare alle elementari. Dire che il genere maschile ha un problema di aggressività vuol dire questo: se sei uomo, l'aggressività non solo ti viene condonata, ma in qualche caso ti è proprio richiesta. Diventa il metro per misurare il tuo essere macho, la tua forza. E siccome più sei forte, più sei uomo, certi comportamenti aggressivi vengono sottovalutati, incentivati quasi. Questo non capita alle donne, che invece devono stare buone e zitte di base, e dunque qualsiasi inizio di comportamento aggressivo viene stroncato sul nascere. Spero sia più chiaro ora perché dire che il genere maschile ha un problema di aggressività non sia la stessa cosa che dire che tutti gli uomini sono aggressivi. Questa cosa è talmente vera che qualsiasi comportamento apertamente in antitesi con questo viene preso in giro. Piangi? Sei una femminuccia. Vuoi essere tenero con i tuoi figli? Sei un mammo. Eviti il confronto fisico? Pappamolle. L'idea è che la mascolinità non possa che essere dirompente, chiassosa. Ed è talmente radicata nella mente di tutti noi, sì, anche delle donne, ad esempio di quelle che sognano l'uomo forte che le protegga, da condizionare i nostri comportamenti e le nostre emozioni. Per un uomo c'è solo un modo di essere uomo davvero, e quel modo impedisce di entrare in contatto con le proprie emozioni, impedisce di sentirsi debole, sconfitto, triste, senza che tutto questo si porti dietro un giudizio morale: sono un uomo di merda. Questa idea di mascolinità è tossica, anzitutto per gli uomini. Di mascolinità tossica si occupa il femminismo, tanto per cambiare. Nel caso foste approdati ora su questo canale e abbiate ancora l'idea che il femminismo dica che gli uomini siano tutti da buttare e le donne siano sempre comunque meglio, vi lascio in descrizione una lista di video che ho fatto in questi anni sul tema. Ho parlato di stupro maschile, di uomini discriminati, della pressione del doversi comportare da uomo, della salute maschile, di un modo sano di diventare uomini e di come il femminismo faccia bene anche al genere maschile. Dato che siamo alle ultime puntate, mi sembra saggio fare anche dei ripassi. Perciò ve le lascio qui sotto a disposizione. Spero che questa puntata vi sia stata utile e vi consiglio di linkarla a tutti quegli uomini che pensano che le femministe ce l'abbiano con loro e che hanno creato gruppi antifemministi per parlare di questioni maschili. Perché anche non volersi avvicinare al femminile per discutere dei propri problemi è una conseguenza della mascolinità tossica. Che vi credete? Io vi ringrazio per aver guardato questo video, per stare arrivando insieme a me alla fine di questa rubrica e come sempre per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao!